Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come apriamo la piscina da un anno all'altro. Vi spiego un attimino. Noi abbiamo deciso di tenere sempre la nostra piscina fissa, non toglierla mai, anche perché Giulio vorrà costruire poi un palchetto, diciamo, una struttura attorno alla piscina. Mi metto all'ombra, ok, così mi vedete meglio. Vorrebbe costruire una struttura attorno alla nostra piscina. Qui già vedete che ha iniziato a costruire qualcosina. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Eccolo qui. Praticamente ha iniziato a fare i gradini, però poi in realtà noi vorremmo completare tutto quanto. E visto che poi rimarrà fissa, abbiamo deciso di non toglierla mai, ovviamente, perché se no sarebbe impossibile togliere la struttura ogni anno. Per questo motivo abbiamo deciso di coprirla l'anno scorso. E adesso voglio farvi vedere tutte le varie fasi che abbiamo fatto noi per togliere il telo dalla piscina. Vi faccio vedere com'era l'acqua sotto la piscina e che cosa abbiamo fatto poi per renderla nuova, un'acqua nuova, un'acqua pulita. Quindi iniziamo con le prime fasi. Ed ecco la nostra piscina esattamente come l'abbiamo lasciata l'anno scorso, ovvero l'abbiamo chiusa con questo telo della Best Way e ovviamente sopra, durante tutto l'inverno, la primavera e adesso l'inizio dell'estate, si è formata tutta questa parte qua che io chiamavo stagno praticamente, però in realtà tirando via il telo tutta questa parte viene via e sotto dovrebbe esserci l'acqua leggermente pulita, ma questo non lo so perché è la prima volta che lo facciamo, quindi lo scopriremo insieme. E adesso quello che vogliamo fare è togliere tutta questa parte sporca prima di rimuovere il telo e dopodiché rimuovere il telo, perché vedete che comunque un po' il telo ha dei buchini e quindi vanno può, cioè se muoviamo troppo può essere che tutto lo sporco vada dentro, quindi è una cosa da fare molto molto con cautela. Mentre aspetto Giulio, intanto vi faccio vedere l'inizio della struttura che aveva fatto l'anno scorso. La nostra idea è quella poi di continuarla tutta e andare anche da questa parte di qua in modo tale che poi risulti come una piscina interrata. Veramente molto molto carina, guardate che bello il mio banano! Con non poca fatica l'abbiamo tolta e questa è la condizione dell'acqua dopo un anno. Adesso Giulio ha appena fatto ripartire la pompa, sarà tutta completamente da pulire, poi piano piano la puliamo tutta e adesso faremo il cloro shock, giusto? Il cloro shock che abbiamo acquistato noi lo abbiamo preso su Amazon, poi vi lascio giù il link in descrizione, ed è questo qui, Chlore Rapid 60. Sai già le proporzioni? Sì. Quante sono per la nostra piscina? La nostra è una Best Way 3x4, no, 4x2, ok. E quanto ce ne va di cloro? Circa un etto, poco più di un etto. Ok. Dentro il suo solito... No, va buttato in un secchio. Ok, e va buttato dentro? Sì. Quindi circa un etto di questo prodotto va diluito in un secchio e buttato dentro alla piscina. Ok, adesso abbiamo attivato la pompa. Come vedete è sporchissima l'acqua. Veramente super super sporca. E abbiamo messo dentro il cloro. E vediamo piano piano che cosa succede, dopodiché andremo a pulire tutto il fondale e vediamo se l'acqua torna ad essere nuova. Ovviamente essendo tanto tanto sporca la pompa, il filtro della pompa va svuotato almeno ogni ora e mezza, due, perché sennò rischia di non pompare bene e si riempie subito. E guardate la magia del cloro shock senza aver ancora pulito niente, semplicemente con il cloro. Provo a salire un attimo così ve lo faccio vedere meglio. Vedete, adesso ci manca solo da pulire il fondo della piscina
Ma l'acqua è già super super limpida solo facendo il trattamento col cloroshock e facendo andare il depuratore per circa una giornata. E finalmente la mia piscina completamente pulita, io sono già qua a godermela, sono troppo troppo contenta anche perché noi le ferie estive le abbiamo già fatte, quindi luglio, agosto e settembre ci godremo la piscina. Abbiamo un viaggio in teoria in sospesa a fine settembre, vedremo se riusciremo a partire. E niente, quindi guardate che meraviglia. E che super super relax. Alla fine siamo riuscite a pulire tutto il fondo, come vedete. Giulio ha deciso di utilizzare un tubo vecchio che aveva e ha aspirato praticamente tutto fuori. E sono molto contenta perché adesso è perfetta. Puma! Puma! Ha detto un amico di Giulio. Ma chi è una pesciolina? Pesciolina schizzina? Pesciolina schizzina? Ne. Ne. E comunque, se avete la possibilità, se avete un pezzo di giardino, esistono anche delle piscine più piccoline di 4x2. Però vi assicuro che se avete il giardino, una piscinetta in casa è fondamentale perché tornate dal lavoro e vi rilassa veramente tantissimo. Se avete caldo, vi buttate dentro. Secondo me, d'estate è veramente una manna dal cielo e infatti io sono super felice di questa scelta di aver tolto un po' di prato, diciamo, per mettere la piscina. Però veramente è talmente un super relax che ne è veramente valsa la pena. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like e così vi farò vedere anche tutti i vari accessori che ho io per la piscina, che ne ho qualcuno veramente veramente interessante, soprattutto se avete piscine piccole ma volete nuotare lo stesso. Se non foste ancora iscritti al mio canale, vi invito ovviamente ad iscrivervi, non capisco perché ancora non l'abbiate fatto. E poi vi invito a seguirmi anche su Instagram, ovviamente se vi va, e lasciare un commentino qua sotto per dirmi che cosa ne pensate, se anche voi avete la piscina, se vi piacerebbe metterla o se avete qualche dubbio o curiosità sulla manutenzione della piscina in casa. Io vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!